qualcosa a casa. È troppo tardi, non faccio in tempo a raggiungerli. Allora, torna indietro. Lo sapevo, Zabusa. E a quanto pare la mia teoria era davvero giusta. Quale teoria? Sul ragazzo mascherato. È un complice di Zabusa. È ovvio che si tratta di un complice di Zabusa. E sembrano molto affiatati. Con indosso quella maschera sembra che niente possa scalfirlo. Il suo freddo atteggiamento comincia a darmi fastidio. Vi chiedo un favore, lasciatelo a me. Si è preso gioco di tutti. Troppo sto cazzo. I tipi freddi come lui sono quelli che detesto di più al mondo. Oh, Sasuke, sei io non posso vedere Sasuke. Ma i tipi freddi come lui sono lui. Non è un ragazzo qualunque. Cioè, per la tecnica della moltiplicazione acquatica del corpo hai impiegato solo il 10% delle tue forze. Ma non era facile annientarne l'effetto. Confido nelle tue capacità, Aku. Prendilo. Sbrumalo. Guarda come è sicuro di sé adesso. C'era anche c'era una la porta. Io se ero lei mi incazzavo per la porta. C'è una porta, una la vedi la porta. Sembra la banda del circo, questo no, non ti avvicinare, vattene subito via, Inari! Sei il ragazzino. Ma corchiamo pure lui. Dobbiamo prendere anche lui. No, non credo, ci serve un solo ostaggio. Un ostaggio? Beh, allora facciamolo fuori. Fermo! Se gli torci un solo capello, ti assicuro che mi toglierò la vita. Ah, ok, non me l'hanno... niente da dire, non mi aspettavo questa lezione. Devi essere senti, grato a tua allora, madre, ragazzina, credi. Perché devono via lei, non l'ho capito. È più semplice lui. Ha detto un cazzo lei. Mi aspettavo tipo ti prego, non segnare, reagisci o qualcosa del genere. Io non sono una scamorza come te. Finisci di fare la commedia. Pensi che quelle lacrime scamorza è classico termine giapponese, immagino. Continua pure a fare il pompante. Continua a frignare. Scoprì che ha dei poteri mistici e mo li fa fuori tutti e due. Qualcosa, ce ne frega niente. Stai zitta, dormi solo. Di cacchio, io ho fatto venire tre commozioni facendo questo gesto. Lui non è veramente sicuro che era ancora viva. Devo ammettere che il ragazzo è veloce. Sakura, tu fa la guardia al signor Tatsuna. Perché non serve a niente. Lascerò che Sasuke si occupi di lui. Sì. Non ho intenzione di eliminarti. C'è qualche possibilità che tu ti arrenda? No, nessuna. È quello che pensavo. Mi dispiace per te. Secondo lei sei cosa faceva? Okay. Ma non riuscirai a battermi. Nella posizione in cui ti trovi ora, hai un braccio neutralizzato che non puoi utilizzare. Significa che la tua vita dipende dalla mia prossima mossa. Ha detto ma che io... la prima è che lei c'è l'acqua intorno a loro, la seconda è questa.
Ma io una terza gamba. Non ho mai visto una cosa del genere. Tecnica del cristallo mortale. Ma ci vede questa maschera? Non ho intenzione di eliminarlo. Non riesco a capire perché. Devo mettere in pratica quello che ho imparato. Non ci sono alberi lì. Cammina sull'acqua forse, boh. La tecnica della sostituzione. Dov'è finita la donna? Un bambino ninja? Ehi, scusate tanto il ritardo. Un vero eroe deve saper fare un'entrata trionfale o mi sbaglio? Naruto, sei tu, amico mio. Sei un grande. Hai creato un diversivo perfetto chiamando quei due. Hai dimostrato molto coraggio. Allora, dove è saltato fuori Naruto? Dimmi una cosa. Tu come facevi a sapere che sarebbero venuti? Nella foresta ho visto un cinghiale ammazzato. E gli alberi avevano tutti i rami spezzati. Chiunque avesse provocato quello scempio era diretto a casa tua. Non è capibile da queste due cose. È quello che. Ma anche non c'è asciugo. Tutto perché si è arrampicato su un albero, è diventato bravissimo. E dai, è stato in gamba. Tu sei fantastico! Ce l'abbiamo fatta, Inari! Sembravi un vero ninja! Sciocco! Se l'avevo detto che ero un ninja, perché non mi credevi? Sì, lei è da portare in ospedale, per favore, smettetela di ridere. Ragazzi, lei... Sai, non ti facevo così lento. Stavolta è la tua vita a dover dipendere totalmente dalla mia prossima mossa. Taccio in bocca. Sto fatto male ai dentini. Come ha fatto a muoversi più in fretta di Aku? Sei sorpreso, non è vero? A quanto pare sono più veloce di te. Come la metti adesso, Aku? Se non lo elimini sarà lui a farlo. Che succede? È un'onda getta. Tecnica segreta. Gli specchi diabolici. Ora preparati, ragazzo. Ehi, è quella? Che razza di roba è? Diventano una figurina. Oh no. Tu pensa a combattere contro di me? Finalmente, il dai. Il ragazzo è finito. È inutile che cerchi di salvarlo. Non ha alcuna possibilità di farcela. Stai attento, sto per cominciare. Tra poco ti mostrerò la mia vera velocità. Guarda, ma che si chiama lei? Aku. No, lei. Lei chi? Sakura. Questo è il momento per dare la mano. Ma
Ma però dai, gli ho detto di controllare il vecchio. Sti cazzi, ti stanno ammazzando il suo caro Sasuke lì. Mi dispiace, signor Tazuma. Oh. Ma sono costretta ad allontanarmi per un po'. Certo, non preoccuparti per me. Tanto io, come già detto, me la filo. Dai. Prendi questo! Ma in chiesa lui. No, no, no. Sì, Ma uso proprio questo per ammazzare il tuo ragazzo. Fatto lo spavaldo fino a prima. È riuscito a bloccarlo. Beh, l'hai tirato tu, non è che è tanto difficile. L'hai pure avvertita, cacchio. Oh. Questo non l'ho visto. Così si fa. Riscono sempre in faccia a questa. È caduta proprio di faccia. A questo poi, il maschio. A questo. Tanto c'è la maschera. Ma chi è? Chi sarà mai? Chi potrà essere? Chi è rimasto? Ecco il ninja più imprevedibile. E più indisciplinato. Oggi a colpi di scena sta veramente andando forte. Eccomi, sono arrivato. Naruto Uzumaki è pronto. All'azione. Sì, digli pure il codice fiscale, così ti vengono a cercare a casa.